scritti Columbarium, levate un po' di lettere e rimane Colmar. Si parla in nel sud-ovest della Germania, nel nord della Svizzera e nell'ovest dell'Austria. Ok? Quindi tutta una zona qui lungo il Reno, grosso modo, si parlano questi dialetti che non sono uguali, però l'alsaziano assomiglia allo svizzero. Colmar è una delle città più asciutte di Francia. La prima volta che questa città diventa francese era nel 1680 sotto il regno di Luigi XIV, il re Sole. Il re Sole. Casa delle teste, perché sulla facciata ci sono 106 teste. Le chiamiamo le teste grottesche perché servivano come simbolo di protezione per gli abitanti della casa. Ma perché? Perché si aveva paura del fuoco. All'interno delle case c'era il legno. Superamento della divisione linguistica di cui parla l'Antico Testamento, quando, guardate a sinistra, costruiscono una torre. Che torre sarà mai? La torre di Babele. La casa di Auguste Bartholdi, e come si chiama? Bartholdi, ma la base sembra quasi italiano, Bartholdi, però si chiama Bartholdi con TH d'altra parte, Auguste Bartholdi, e ha fatto una roba conosciutissima a New York. Exact, la liberté éclairant le monde, la libertà che dà la luce al mondo, la statua della libertà la fece lui, era uno di Colmar che poi andò a Parigi, eccetera, è nato qui. Loro data un'uniforme molto leggera, che quindi soffrivano qui la fame, il freddo, e erano condotti a dei lavori forzati, perché non lontano da qui c'era il granito. Erano persone, voglio dire, di diverse nazionalità ed erano sostanzialmente dei prigionieri politici. Avevamo, sì, vi dicevo, il filo spinato tutto intorno. E poi c'erano delle torrette di controllo. In ogni torretta c'era un soldato che sorvegliava. E poi c'erano i soldati tutto intorno con i cani e prendevano a bastonate la gente. E i prigionieri non dovevano osare sorpassare questo filo spinato. Erano dichiarati disertori subito, colpevoli e fucilati. Ma cosa facevano anche questi capi? Per descrivervi proprio le atrocità, spingevano i prigionieri appositamente verso l'esterno perché siano fucilati, tanto per fucilare qualcuno. Morivano di stenti, di sforzo, proprio crollavano a terra, poi li recuperavano, avevano delle specie di carretti dove intassavano i corpi e poi venivano portati al crematorio. E vedete qui il trasporto dei cadaveri, come vi dicevo. In una di queste scatole, ecco, di legno, ci stavano almeno 6 a 7 cadaveri, talmente erano ridotti pelle e ossa. Nell'insieme delle atrocità avevate anche Comandante Volick, è la casa del comandante. Pensate che si era costruito la sua villetta privata vicino al campo con l'orticello.
e produceva delle verdure, ma il concime era dato dai resti delle persone, perché c'era il crematorio e quindi le ceneri venivano buttate anche nel giardino. Questo monumento è in onore ai prigionieri, quindi scavato è in pietra e nella pietra stessa, nella parte interna, c'è proprio la figura dell'uomo, del prigioniero, tutto magro, quasi ridotto a scheletro. Gli appelli potevano essere anche notturni, quindi immaginate, dormivano relativamente sempre con questa sensazione della fame. Doccia con acqua calda, e loro poverini non lo sapevano appena arrivati che quest'acqua era riscaldata grazie al crematorio che c'era accanto. Come se uno non avesse mai esistito. Eliminare che le cose, la gente che non conviene all'ideologia nazista. Questo è un messaggio importante anche. E ci riuniamo in cerchio per riflettere sulla visita che abbiamo condotto. Io stamattina più o meno sono stata un po' con tutti i gruppi, i tre gruppi, e parto con il ringraziamento a voi ragazzi per la concentrazione, il silenzio, a tratti la commozione che ho letto nei volti e che ho sentito nelle parole. Anche quest'anno siamo qui. Siamo con le altre due istituzioni, l'amministrazione comunale di Poviglio e di Brescello e la parrocchia con Don Giuseppe. Io qua mi fermo, lascio la parola anche a loro per un pensiero a voi e poi a voi per i vostri pensieri. Grazie per aver riflettuto, per essere stati veramente molto attenti e seri, perché di fronte a queste atrocità non si può che essere seri e vivere con la massima dignità il momento, dignità che appunto in quell'istante, in quell'epoca non c'era, veniva calpestata. Cerchiamo di tenere viva la memoria di questi luoghi, la sacralità di questi luoghi, perché vuol dire tenere viva la sacralità di ogni persona. Ognuno deve essere rispettato perché persona. Perché persona. E quando uno a un certo punto ha la capacità di guardarlo dal più alto al più in basso, perché lui appunto lo si considera inferiore, c'è qualcosa che non va in quello che pensa di stare in alto. La sacralità della vita sempre e comunque. Ci sono dei luoghi che ce lo ricordano in modo particolare. In questi luoghi, ripeto, si entra in punta di piedi e si esce in punta di piedi. Voi siete giovani, ma su di voi ricade una responsabilità che ognuno di voi porterà avanti con le modalità che crede, però voi dovete raccogliere un testimone che vi viene passato grazie anche all'essere qui oggi. Dei passi tratti da Il silenzio dei vivi di Elisa Springer. Terminata la selezione, divisero uomini e donne e ci fecero entrare in due baracche diverse. Qui avvenne la nostra orrenda metamorfosi. Il nostro processo di spersonalizzazione iniziava da quella baracca. Costretto a spogliarci completamente nude, davanti ad alcune SS e alle guardiane, donne armate di bastoni, dal viso cattivo e prive di qualsiasi sentimento. In quel momento persi tutta la mia dignità e il mio pudore. Le guardiane di fronte a noi ci schernivano, ridendo e brandendo il bastone per accrescere la nostra paura, ma ormai non era più necessario. Eravamo ebrei, esseri immondi da eliminare. Questa la ferrea logica del Reich. I nostri indumenti furono accatastati su carrelli nel corridoio,
mentre noi, costrette a passare in una grande sala attigua, fummo sottoposte a una doccia di gruppo. Eravamo circa in 300, pressate come le sardine. Durante la doccia sentivo i corpi delle mie compagne soffocare il mio. E il contatto con quella pelle umida ed estranea spingeva alla difesa il mio organismo, ancora non abituato a quella vita disumana. Successivamente rivestite con stracci, senza biancheria e con zoccoli disuguali. In seguito avremo imparato che il camminare con questi zoccoli di diversa misura, oltre a rappresentare una notevole difficoltà, avrebbe contribuito a rendere più tragica la vita già tanto precaria del lager. Quella condizione estrema indirizzava irrimediabilmente il nostro cammino verso la camera a gas. Il dottor Mengele immagino volesse scoprire il segreto dei gemelli, per poi aumentarne il numero a dismisura e farli tutti perfettamente e stupendamente ariani. Così ci studiava millimetro per millimetro. La parte più facile era quando ci misuravano, ci disegnavano, ci fotografavano. A volte ci mettevano 8 ore, in piedi, immobili, per studiarci il lobo di un orecchio, la piega di un naso, l'occhio. E Dio solo sa cosa ci iniettavano prima, dopo e durante. Così ogni tanto una coppia di gemelli spariva. Se ne moriva uno, lasciavano morire l'altro di fame e di sete, perché non serviva più a niente. Sempre in silenzio andiamo verso il pullman e lasciamo questo luogo per riprendere il nostro viaggio. Vous souhaitez la bienvenue au fort de Schönambourg. Alors on va faire une visite, on a très peu de temps, donc il faut rester groupé pendant toute la visite et s'il vous plaît, quand votre guide parle, essayez de rester tranquille, sinon c'est terrible parce que ça résonne terriblement dans les couloirs. Alors j'espère que vous allez avoir du plaisir ici. Si vous avez des questions, elles sont toujours les bienvenues. Vous avez compris? Oui. Parce qu'ils étudient le français, hein? Donc, ah, ben, bravo. Parfait. Et les soldats, loro, si spostavano sempre à pied. Sempre. Vedrete dunque di una ferrovia, ma era usato, i carrelli e il trenino era usato solo per il materiale. Una domanda molto interessante. Se erano illuminati questi tunnel, sì, la distanza delle luci era la stessa, il sistema era lo stesso, ma ogni luce era come una candela, dunque era un quarto dell'illuminazione che abbiamo oggi. Era necessario perché immaginatevi questi soldati che normalmente dovevano stare qui dentro 3 mesi, quando uscivano al sole gli occhi erano terribili, dunque dovevano essere in un posto molto molto protetto con la luce abbastanza bassa. E ci sarà un periodo di circa 8 mesi che si chiamerà la strana guerra. Una guerra, la guerra dichiarata, ma non ci sono battaglie. Poi quando Hitler ha fatto con la Polonia, decide di usare una tecnica che ha funzionato molto bene all'inizio della guerra e che dopo ha funzionato meno, che si chiama la Blitzkrieg. Allora, il blitz significa il lampo, come nel cielo quando c'è il lampi. Mette tanti mezzi, tutti i mezzi in un posto preciso e vanno attraverso. Attraversano, e come fanno per arrivare qua? Attraversano un paese neutro, che era il Belgio, che, come la Svizzera, ma solo che il Belgio è piatto piatto. Hanno attraversato la foresta, la Meuse, tutti questi fiumi e arrivano fino a Dunkerque, poi il grande porto, prendono Parigi. Quando i nazisti arrivano qua nel maggio del 1940 ci sono combattimenti, qui hanno combattuto e lui con tutte le informazioni che arrivavano qua decideva quale blocco di combattimento doveva sparare e sparavano e poi da fuori dicevano ok, lo sparo è andato dove doveva andare. Thank you.
Questo è un mio pensiero, ve lo portate a casa. Opportunità, le possibilità che il Parlamento europeo offre ai ragazzi e ai giovani europei, anche voi. Se si parla bene di Europa, si parla bene di noi. Se si parla male di Europa, si parla male di noi. Attenzione! Cioè, quello che non possiamo, quello che non va bene è essere indifferenti. Poi ognuno ha le sue idee, si discute. Però attenzione, l'Europa è veramente la password. Portatevi a casa questa password. L'Europa siamo noi, siete voi, siamo tutti noi. Non qualche cosa di altro. Quindi questo è un pezzo della vostra casa. Vero Damiano? Sì. Qual è la password? Noi siamo la password. No. Noi siamo la password. No, la ancora di più. La ancora di più personalizzata. È vero, noi siamo la password. La regione dove ci troviamo adesso, che si chiama Baden-Württemberg, un po' come Emilia-Romagna. Qua nel Baden dicono che sono allegri, quindi si potrebbe dire un po' come...
iniziativa veramente bella, perché ci ha permesso di vedere e conoscere luoghi e posti che comunque non avremmo mai potuto conoscere o visitare, e ci ha permesso anche di fare nuove amicizie. In particolare mi ha colpito il Parlamento europeo, anche perché abbiamo incontrato una persona importante come un parlamentare che comunque è venuto a parlare con noi. Poi anche il campo di concentramento credo che ci abbia fatto molto riflettere tutti. Esperienza interessante, divertente ma anche commovente, perché siamo andati in un campo di concentramento in cui abbiamo potuto riflettere i valori della vita e su quanto sia importante e non scontata soprattutto il fatto di stare con la propria famiglia e con i propri amici, perché per esempio quelle persone non avevano questa opportunità. Questa esperienza è stata particolarmente interessante perché abbiamo avuto modo di visitare posti bellissimi come per esempio le cascate, ma anche posti che ci hanno fatto riflettere appunto su azioni avvenute nel passato, fatti che non si dovranno ripetere nel futuro, e tutto ciò abbiamo avuto modo di viverlo con le persone a cui teniamo, quindi con i nostri amici, e fare anche conoscenze nuove. Questa gita si potrebbe racchiudere con una sola parola, ovvero carpe diem, quindi cogliere l'attimo e goderselo fino in fondo, perché questi sono i nostri anni, l'adolescenza appunto, e bisogna goderseli. Devo dire sinceramente, questa gita è stata emozionante. Enorme, in un altro mondo. E ribadisco, è stata una gita spettacularis. Noi ragazzi abbiamo capito cosa è successo nel passato e siamo riusciti a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. È stato bello staccare un po' da scuola e passare il tempo con i propri amici, anche per i posti che abbiamo visto, per la loro storia e il resto. È stato bello. A me una cosa che mi è piaciuta molto della gita è stata la linea Maginot, perché ha dimostrato che nonostante fossimo molti anni indietro, avevano un'intelligenza e anche un modo di costruire delle strutture in modi spettacolari e molto ingegnosi. E a me mi ha stupito molto questo fatto, perché dimostra che noi non stiamo costruendo nuove tecnologie solo ora, ma ce le avevamo anche una volta, e questa è una cosa che mi ha fatto capire molto. Secondo me questa gita si può paragonare un po' a un puzzle, nel senso che in 5 giorni abbiamo visitato tanti luoghi diversi, politici, storici, naturalistici, posti più commerciali, no? Turistici. E quindi ogni posto è stato un po' un pezzo di questo puzzle. Comunque secondo me ne usciremo anche con qualcosa in più da questo viaggio, perché sì, un conto è leggere nei libri di storia ciò che accade e assimilarlo, è un conto invece trovarsi di fronte alla vera realtà, di fronte ai luoghi che hanno visto certe crudeltà, e ciò che veramente è successo ce lo porteremo con noi e secondo me ne faremo grande tesoro. Fa capire quelli che sono stati gli errori dell'Europa nel passato e ci permette quindi, permetterà ai ragazzi anche credo di non ripeterli in futuro. Le due tappe principali sono state quella del campo di concentramento di Strutov e il Parlamento europeo. Per quello che riguarda il campo di concentramento è stato molto toccante, ho visto dei ragazzi anche molto insomma piuttosto provati dall'esperienza, e è stata una cosa molto positiva perché credo abbiano capito che cosa significa l'odio razziale, l'odio per le persone magari che hanno una differente opinione, e anche proprio che cosa significa la guerra. E credo che per i ragazzi sia anche utile questo per poter apprezzare il momento in cui vivono, di un'Europa in pace, di un'Europa dove c'è un notevole benessere, e questo, affinché duri questo, è necessario appunto che si continui con questi viaggi della memoria. Guarda questa, guarda, e vedi la performance a nome dei ragazzi. Aspetta che non ci siete, accendilo. Ringrazio a nome dei ragazzi e delle ragazze di Brescello, la docente e insegnante, dirigente scolastica, per le opportunità concesse
per le opportunità concesse sulle conoscenze storiche del Novecento.